lavorato tanto, abbiamo lavorato in tutti i settori, abbiamo stato uno dei pochi team che ha fatto un prototipo e tra i prototipi, infatti, probabilmente quello di più successo perché abbiamo navigato tantissimo e bene, abbiamo provato tutto quello che era nelle nostre mani poter provare per il regolamento, quindi abbiamo fatto quattro derive e tutto quanto. Abbiamo fatto bene, siamo cresciuti nelle pre-regata, nelle World Series tra Villanova e Jeddah. Abbiamo un pool di velisti forti, preparati e combattenti, combattivi. Insomma, sono contento di dove siamo. Poi, ovviamente, quello che gli altri avranno fatto e faranno, non lo so, però sono contento di dove siamo, però. Tu dici non lo so quello che gli altri hanno fatto perché veramente per scelta e per policy te ne sei in qualche modo disinteressato oppure perché non lo vuoi dire scaramanticamente? No, io L'idea te so la quello sarai che. fatta, diciamo, no? Se c'è una No, gerarchia. io vedo quello che gli altri hanno messo in mare fino ad oggi con gli observator, con quelli che chiamiamo volgarmente le spie e tutto quanto. Però la barca grande, a meno che io sappia, nessuno degli altri team l'ha vista, così come loro spero che non abbiano visto la nostra. Quindi questa sarà una sorpresa. Alla fine quello che conta è i 75, quanto tu abbia fatto bene. A Villanova o a Jeddah conta veramente poco, quello che conta è che tutti si ricorderanno e se hai vinto o non hai vinto la Coppa America, quindi il 75 sarà il vero metro di misura che dobbiamo utilizzare, vero e unico. Senti, tra l'altro ci stai parlando da Bergamo, cioè sei praticamente al cantiere Persico dove si sta ultimando in qualche modo Luna Rossa C75. Cosa ci puoi dire di questa barca? Molto bella, e come dice il nostro patron, quando sono belle di solito vanno anche veloci. È quasi pronta per lasciare Persico e tra qualche giorno, qualche settimana, insomma, a breve partirà di qua alla volta di Cagliari per finire la preparazione e metterla in mare non tramonto. Operation manager significa coordinare un ventaglio di attività, no? E anche di persone fisiche, persone umane. Quindi qual è il tuo bilancio anche umano della sfida di Luna Rossa, della squadra di Luna Rossa, della coesione dentro Luna Rossa? Abbiamo credo un team molto forte con dei validissimi professionisti. Siamo italiani, quindi, o comunque mediterranei, non è la stessa cosa che avere a che fare con gli anglosassoni. Noi prendiamo tutto più a cuore, nel bene e nel male, quindi tutti si sentono responsabili e partecipi del risultato, questo è positivo. Molto spesso devi scontrarti un pochino con questa attitudine, che è positiva, ci mancherebbe, però devi un pochino canalizzare l'energia nella giusta direzione. Però credo che abbiamo un team forte sia in acqua che a terra. Secondo te è una Coppa America dove comunque ancora l'aspetto umano è predominante? Allora, è fondamentale più che predominante, nel senso, non siamo in un'industria, in una fabbrica in cui tutto è automatizzato, fai 100 pezzi della stessa cosa, li hai provati e li metti in macchina, in mare, come vuoi. Noi lavoriamo sulla prototipizzazione, noi lavoriamo ne fai uno. Ne simuli uno, lo disegni, lo metti in mare se riesci, lo provi. Il feedback del numero che abbiamo loggato durante la navigazione, del velista che l'ha utilizzato, torna al designer che lo rimette in un'altra simulazione. Questo che noi chiamiamo design loop, ne facciamo tanti, uno per la prima deriva, per la seconda deriva, per la terza deriva, per la prima vela, per la seconda vela, per la n vela. Quindi, se non ci fosse nel mezzo l'uomo che ti dà il feedback, prima di tutto tutti i software che utilizziamo sono fatti da noi, quindi già il fattore umano esiste. Tutti i pezzi che costruiamo sono unici e li facciamo noi. Lo metti in mare, il velista lo deve utilizzare e poi il suo feedback è fondamentale. Non è detto che la cosa che vada meglio nel simulatore sia poi quella che va meglio in mare, perché magari performava, ma l'utilizzatore non è in grado di utilizzarla perché è troppo instabile, troppo qualunque cosa. Quindi è ancora fondamentale perché almeno nel nostro ciclo di sviluppo è un tassello fondamentale che si ripete talmente volte che senza di quello sarebbe impossibile arrivare a un mezzo vincente. Quindi sì, assolutamente fondamentale. La meccatronica si occupa di tutto quello che è il supporto al velista o al designer nel settore degli azionamenti, delle performance, intelligenza artificiale, strumentazione di bordo, navigazione, tutte queste cose. Quindi i ragazzi della meccatronica partono dai sensori, quindi quali sensori montare in barca, o montarli in barca, come trattare i dati e fornirli ai designer che facciano le scelte migliori. Insieme a questo cerchi sempre di mettere, poiché la meccatronica, diciamo, sono un settore un pochino più
È sbagliato dire innovativi, ma diciamo un pochino più tecnologicamente attuali, devi sempre stare un pochino attento alle novità, perché se esce qualcosa sul mercato, se vedi uno sfidante che fa qualcosa di particolare, devi un attimino adattarti e insomma, cambiare strategia e l'intelligenza artificiale, che la Coppa scorsa qualcuno l'ha guardata, oggi è una parte importante di quello che facciamo e la utilizziamo in diversi settori. Così come i controlli sono andati avanti, le derive diventano sempre più performanti, quindi il controllo deve essere più accurato e più sicuro, insomma. Quindi tutte queste cose rientrano nella parrocchia della mecatronica. Ci puoi fare un esempio di come l'intelligenza artificiale è stata quasi decisiva su qualche scelta che è stata fatta? No, non credo che oggi sia ancora a livello di essere decisiva, però è sicuramente di supporto a tante scelte. Nel senso, Marco Benigni, che è il nostro, diciamo, responsabile di intelligenza artificiale, più bravo di me in queste cose, non è che utilizzi l'intelligenza artificiale per fare scelte al tuo posto, però ci sono dei modelli, dei metodi, delle cose che ti possono aiutare a fare la decisione più giusta, più ponderata, o cercare di dare una risposta dove con i numeri tradizionalmente non arrivi. Quindi, diciamo che utilizziamo questa cosa in diversi settori per cercare, insomma, di ottenere la risposta migliore. Perché ricordiamoci una cosa fondamentale della Coppa America, e questa volta ancora di più perché siamo obbligati ad avere una sola barca da regata. Tante delle cose che noi progettiamo le vediamo soltanto quando la barca arriva in acqua e se gli altri hanno fatto meglio o peggio, noi lo vediamo solo il primo giorno di regata. Quindi tantissime delle decisioni che prendiamo sono prese tra simulazione, prototipi, modelli che possono essere di altissima o bassissima fedeltà, ma sono comunque cose numeriche, non tangibili. Non c'è più la Coppa America di Valencia in cui uscivi con due barche una di fianco all'altra per giornate e giornate intere. Oggi tutto quello che fai è validato al computer e solo nell'ultimo mese vedi se hai fatto bene o se hai fatto molto male. A questo punto ti faccio anche un'altra domanda da operation manager, no? Se ti aspetti che le barche, le nuove generazioni di AC-75, proveniendo da squadre diverse, da ingegneri diversi, da sviluppatori diversi, però con questa presenza dell'intelligenza artificiale, in qualche modo col machine learning, eccetera, saranno più simili dell'ultima volta, perché l'ultima volta obiettivamente c'erano parecchie differenze, a volte anche proprio importanti, visive, estetiche e anche di prestazioni. Saranno più simili tra loro o continueranno a essere scelte radicalmente diverse? Allora, credo che questa volta, diciamo, tutte le volte che una classe si è propagata nel tempo, quindi non è nata e morta con una coppa, la seconda versione della stessa classe tendenzialmente dovrebbero essere più simili. Diciamo che non ci sono state negli ultimi anni delle rivoluzioni nei modelli ad alta fedeltà, quindi nel CFD piuttosto che in altri tipi di modelli ad alta fedeltà. C'è l'intelligenza artificiale che è un pochino una cosa innovativa può essere applicata a diversi livelli con diverse metodologie, questo sì. Non credo, non mi aspetto di vedere macro differenze, anche perché se le vedessi vuol dire che non le abbiamo intraviste noi. Oggi ovviamente con una seconda generazione sei andato a lavorare su tante tante cose, ma devi lavorare su tutte, non è individuata una che dice ah, ok, se faccio il 100% di quello ho vinto la Coppa America. Comunque devi portare avanti tutti i dipartimenti, tutte le cose di una barca ad un livello sufficientemente buono da poterti sfidare, non puoi lasciare indietro niente. Questo parte dal sailing team, che rimane fondamentale se le due barche fossero veramente simili, al design team, alle derive, alle vele. Purtroppo per fortuna, almeno noi non abbiamo trovato nessun settore che dice ah, se monto questa cosa sono sicuro di vincere, quindi di lavorare su tutto. Sarà sempre più difficile trovare di qualcosa che effettivamente cambi. Ovviamente una cosa che la scorsa edizione ci si è cominciato a lavorare, questa volta immagino che tutti ci abbiamo investito un po' di più l'aerodinamica della barca. Più le barche vanno veloci, più è importante l'aerodinamica, però dire che non è così importante come la Formula 1, perché la Formula 1 è 300 km/h, noi andiamo a un centinaio, quindi non è ancora a quel livello. Però sicuramente tutti saremo stati, immagino, più attenti all'aerodinamica, quanto ovviamente nulla viene gratis, quindi se tu investi in una cosa, un pochino devi mollare nell'altra, quindi è sempre un po' un compromesso. Quindi dipende chi ha fatto il compromesso migliore, come diciamo. Certo, mi ha fatto venire in mente che praticamente Luna Rossa è una barca a vela che va a un terzo della velocità di una macchina di Formula 1, sfruttando solo il vento,
E quindi invece la macchina di Formula 1 con tutta l'energia, con tutta la benzina che mette lì dentro, tutti questi pistoni che vanno su e giù, solo 3 volte la velocità di Luna Rossa, che invece va Non è solo. poco, però. Non è Eh? poco, però, farli sul mare con l'onda non è Provateci dalla serie, no? Provateci. Grazie mille Gilberto Nobili, buon lavoro, buonissimo lavoro, anzi, e a presto, ci ritroveremo Grazie mille a sicuramente. voi, buona serata.